Chiara Martina, centrale della Libellula Volleybra. Chiara, io con te vorrei partire dalla gara di sabato scorso a Canelli, dove è arrivato un 3-0 netto per voi rossonere. Una partita che ha rafforzato il vostro primato in classifica e vi ha dato ancora un po' di più di autostima di quella che già c'è in queste ultime settimane. Chiara, che gara è stata, nonostante che avete giocato comunque con il fanalino di coda? Beh, diciamo che ogni partita per noi è importante adesso, quindi ogni 3 punti che riusciamo a fare ci danno autostima, ci danno grinta per arrivare al gran finale. E sabato è stata una bella partita, ci siamo divertiti tanto e ne avevamo un sacco bisogno, abbiamo giocato quasi tutte, quindi questo è anche importante. Siamo partite forse un po' rilassate, ma poi il secondo set siamo state molto molto più grintose, decisamente è stata un'altra partita, una svolta e abbiamo chiuso direi in bellezza con un 3-0, un ingresso di Lalla in campo che ha fatto un punto bellissimo, quindi ci ha gasato tantissimo e quindi niente, 3 punti molto importanti per noi. In cabina di regia non c'era Rossana Cammardella, ma c'era Nicola Rione, quindi insomma un po' di novità. Hai detto Lalla, cioè la ragazza giovane che poi, come abbiamo letto anche nel vostro comunicato, insomma anche dei volti nuovi, anche delle ragazze che magari hanno meno spazio di altre, però comunque siete tutte unite, tutte compatte. Sì, siamo un bellissimo gruppo quest'anno. Io penso che una squadra così veramente non capita tutti gli anni e anche con le riserve, con le titolari, ogni volta che qualcuno entra dà sempre il suo, dà sempre il massimo, quindi è fondamentale questo, è bellissimo. Chiara, tu come stai adesso? Perché sappiamo che nelle scorse settimane hai avuto un problema alla caviglia, insomma, il ruolo dei centrali è stato un po' difficoltoso da gestire per Coach Arduino, c'è stato l'aiuto anche di Floriana Bertone, però adesso come stai e come ti senti? Beh, allora, mi sono infortunata prima della partita ed è stato bruttissimo perché più dell'infortunio mi dispiaceva non giocare. È stato dura stare ferma 3 partite perché io odio proprio non giocare, però adesso mi sono ripresa bene, va tutto benissimo, quindi sono molto carica e in forma per giocare le prossime partite. Sabato prossimo alla Libellula Arena ci sarà il match casalingo contro Monviso, penultima forza del campionato, quindi sulla carta il calendario è riservato 2 turni abbastanza agevoli, però immagino che il coach vi abbia detto di non sottovalutare l'avversario e che comunque sarà partita vera quella di sabato. Sì, ci stiamo preparando come qualsiasi altra partita al meglio e siamo comunque tutte con una mentalità molto umile, prendiamo partita per partita e molto seriamente, senza sottovalutare nessuno perché poi si rischiano anche di perdere dei punti importanti, quindi daremo il massimo anche sabato, che siano i primi, che siano gli ultimi, metà classifica, noi daremo sempre il massimo. Per chiudere, perché insomma è sotto gli occhi di tutti, continua il gap in classifica, più 4 su Alba, la Libellula Volleybra, una neopromossa che prima in classifica vi aspettavate di ritrovarvi così in alto e di fare comunque bene, perché al di là dei risultati della classifica c'è comunque una squadra che continua a macinare giochi e a convincere. Sì, diciamo che forse all'inizio dell'anno siamo partiti un po', tra virgolette, titubanti, ma quando abbiamo capito di avere le possibilità per fare bene, non ce n'è per nessuno, nel senso stiamo dando il massimo in allenamento, in partita, come squadra, come gruppo, stiamo dando il massimo in tutto, quindi speriamo di riuscire ad arrivare al nostro finale.